Un caro benvenuto, un saluto a tutti, eccoci in un altro passo nel cammino all'interno del nostro il presepe che meraviglia. Abbiamo detto sin dall'inizio che il presepe è vita, no? Rappresenta la vita dell'uomo, in modo particolare la vita della quotidianità. Oggi cominciamo a vedere la vita scandita dal tempo, mesi, le stagioni e tutte queste frazioni del nostro tempo. Vedremo alcuni personaggi semplicissimi, tipici, caratteristici, soprattutto del presepe naturalmente napoletano, che ci racconteranno lo scandire della vita all'interno dell'anno, perché nella vita ci sta tutto. Nel presepe ci sta tutta la vita dell'uomo, questa vita logicamente scandita dal ritmo del tempo. E il presepe napoletano aveva questa caratteristica particolare, simbolicamente associava ai mesi dell'anno delle occupazioni o dei personaggi caratteristici di quello specifico mese. È chiaro che anche a Betlemme, a quel tempo, la vita quotidiana era scandita dai mesi e dello stagione, tutta la vita è associata allo scorrere del tempo. E poiché il presepe rappresenta la vita, parte indissolubile della vita dell'uomo è il lavoro. È il lavoro, è una parte integrante, una parte proprio insita nell'uomo. Quindi lo scandire del tempo e delle stagioni veniva associato a dei lavori particolari. Per esempio, gennaio. Gennaio era il mese in cui si macellava la carne, si preparava la carne per l'inverno, eccetera, e anche per quasi l'intero anno. Ecco quindi la figura del macellaio o il venditore di carni. Personaggio simpaticissimo è questo. Che cos'è la carne? Perché nel presepe il venditore di carne? Proviamo a vedere che cos'è che ci racconta questo personaggio. La carne è un alimento proteico, quindi un alimento che costruisce. Allora, all'interno del presepe, il macellaio ci ricorda che esiste un cibo speciale che costruisce il nostro essere cristiani, che è poi Gesù, quel bimbo nato in quella grotta. Vediamo febbraio. Febbraio ci propone un altro mestiere caratteristico che è quello del venditore di ricotta e di formaggi. Formaggio, ricotta, sono cibi semplici che sulle nostre tavole ci sono sempre stati, c'erano allora, ma io oserei dire che ci sono anche oggi. E tutti derivano da questo alimento fondamentale dell'uomo che è il latte e che è il primo alimento di vita. Il primissimo alimento di vita. Ecco, in quella piccola stalla di Betlemme si respira proprio quest'aria di primo alimento di semplicità di vita, una cosa eccezionale. Marzo. Marzo abbiamo il polivendolo. Perché il polivendolo? Perché marzo era il mese in cui si faceva il nido, no? Gli uccelli preparavano il loro nido. Per una nuova vita, per la nascita della nuova vita. Nido, nido, cosa fa il nido? Accoglie la vita. Guardate che parallelismo tra il nido e la mangiatoia. Quindi il nido accoglie l'inizio di una vita di quegli animali, degli uccelli, eccetera, mentre la mangiatoia accoglie la vera vita, accoglie Gesù. Aprile era il mese che apriva alla Pasqua e quindi veniva associato come mestiere alla venditrice di uova. Anche qui, anche nella venditrice di uova, noi troviamo un vero riferimento alla vita, cioè se non è riferimento alla vita all'uomo, non so che cosa possa essere di riferimento alla vita. Ecco quindi il lavoro che entra nel presepe, perché il presepe, continuerò a dirlo, è la vita dell'uomo. Quindi dentro ci sono tutti i lavori, c'è il tempo scandito
dalle stagioni, dagli anni, dai giorni. E in quel tempo ci sono le nostre attività, i nostri lavori. Certo, quelli del presepe napoletano magari erano lavori un po' antichi come quelli che vi ho presentato, però mettiamoci dentro tutti i nostri lavori, le nostre occupazioni, le nostre attività. I mestieri del cibo poi sono dei mestieri fondamentali perché si riferiscono proprio a Dio. Dio è il nostro cibo. Quel bambino di Betlemme è il nostro cibo, è il cibo che ci interessa per crescere e perché lì proprio a Betlemme comincia il tutto, ha inizio il tutto. Quelli antichi, certo, sono mestieri semplici, però necessari, erano mestieri necessari, perché niente di ciò che esiste può esistere senza Dio. Guardate che belle queste parole di Giovanni, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Il tutto è lui. Quindi anche qui torniamo sempre a Dio, torniamo sempre al centro della vita. Un giro così, no? Meno male, percorriamo tante strade, ma poi arriviamo sempre a un percorso di vita. Vedete come nel presepe, proprio in qualsiasi personaggio, c'è la nostra vita. Quindi mettiamocelo dentro. Il macellaio nel nostro presepe e pensiamo a Dio veramente come quel cibo che ci costruisce come cristiani, che ci costruisce come persone. Mettiamoci il venditore di ricotta e di formaggi, quindi ricordiamo che la semplicità è sempre la forma più gustosa delle cose, che quel semplice bambino è pieno di sale, ma è pieno di sale di vita, è quello che rende prezioso la nostra vita. Mettiamoci anche il polivendolo. Quindi riflettiamo su un bambino che nasce di nuovo, che deve essere accolto, accolto dentro di noi come se noi fossimo il suo nido. E poi mettiamoci la venditrice di uova perché la vita sia sempre pronta a rinascere in qualsiasi momento dentro di noi. Non chiudiamoci mai alla vita. Qualsiasi emozione, qualsiasi esperienza, anche di dolore che viviamo, che proviamo, non dimentichiamo mai comunque di lasciare aperta la porticina alla vita in qualsiasi momento. E come sempre, una preghiera per terminare questa nostra riflessione. O Signore, oggi vogliamo renderti grazie per il nostro tempo. Ti ringraziamo per i mesi, i giorni, le stagioni. Tempo che è per noi opportunità di vita. Aiutaci a non sprecarlo. Aiutaci a viverlo in pienezza, ricercando il cibo che ci serve, ricercando te. Amen. Un caro saluto, un grazie e alla prossima.